Ciao Raffaele, ciao Luigi, sempre in vigna? Beh, insomma, è il nostro mestiere. Certo, buongiorno, assolutamente. Com'è stato fare agricoltura qui, in questi territori, per tanti anni? Per papà, diciamo, è stato subito amore. È certamente difficile, una scelta non una scelta commerciale, una scelta di vita, perché comunque ti va a cambiare il modo proprio di fare agricoltura, ma anche il modo di vivere nella propria vigna e di lavorare nella propria vigna, nella propria cantina, nella propria azienda, nel rispetto della natura, ma proprio di se stessi. Cioè, abbiamo sempre avuto questa felicità in famiglia di consumare i prodotti biologici, no, di consumare i nostri prodotti e quindi di vendere quello che prima di tutto facciamo per noi. Prodotti conservati con olio extravergine d'oliva di nostra produzione, gli stessi prodotti vengono prodotti tutti in azienda, non compriamo niente nel modo più assoluto, lavoriamo tutto ciò che produciamo. Chiaramente è un territorio in cui papà a volte dice mi consideravano pazzo, è vero? Pazzo. Perché è un territorio a volte un po' chiuso, non predisposto alle novità, che poi questa non è una novità ma è un ritorno proprio alle origini, all'agricoltura di una volta. Però insomma è stata una scelta per noi vincente come scelta di vita e proprio di equilibrio anche aziendale e familiare. Sì, per me è stato un grande piacere tornare all'agricoltura non solo di mio padre, ma dei miei nonni. Allora, e poi da quel momento in poi abbiamo lavorato e per il rispetto nostro, per il rispetto della salute del rispetto della salute degli operai e per il rispetto della salute del consumatore, cose che oggi come oggi dicono a bestemmia. È difficile trovarle. Beh, è difficile trovarle nel senso, diciamo, di essere onesti. È l'onestà che manca in questo caso. Per noi qualità e onestà. All'epoca tutti mi definivano pazzo e un signore mi disse: senti, facciamo la società? No, se no, in modo più assoluto, e sappi che questa è una cosa che ti scoppierà nelle mani. E infatti così è stato. Andiamo ad assaggiare qualcosa dei vostri vini? Sì, certo. E in questo momento stiamo assaggiando il nostro Sale della Terra, che è un nero di Troia IGT Puglia, affinato in botte grande per un anno e mezzo e poi ancora in bottiglia per altri sei mesi prima di essere rilasciato. È il nostro vino più importante, quello più affinato, più evoluto, quello che secondo me rappresenta di più la nostra famiglia, le nostre radici, il nostro legame con questo territorio. È un vino che, come dicevo prima, ha delle importanti note di evoluzioni, di balsamico, di spezie, di frutta matura, di pepe nero, di note agrumate, di arancia agrumata. Ed è fantastico anche per la sua mineralità, ecco perché il legame con questo territorio, mineralità e sapidità, territorio vicino alle saline, quindi due caratteri fondamentali per tutti i nostri vini. In questo caso questa mineralità, questa sapidità integrata con il frutto e con le spezie danno una bellissima complessità e vino che diventa davvero profondo, persistente, ma allo stesso tempo molto bevibile, quindi intenso, ma di grande equilibrio e grande bevibilità. È un vino di insomma, importante, ma allo stesso tempo di facile beva, quindi questo è, secondo me, un carattere
bellissimo, bellissimo, molto gradevole di questo vino. Proprio il sale della terra. Sì, appunto, il sale della terra, perché proprio per rafforzare questo legame al nostro territorio, alla nostra terra e alla sapidità. Il riferimento è comunque un riferimento biblico, perché il nome deriva dal Vangelo di Matteo, dove appunto si va ad evidenziare il valore aggiunto della passione dell'uomo, dell'amore per l'uomo, insomma, che fa la differenza, nelle cose anche quotidiane. Grazie mille, Luigi. Grazie, è stato un piacere avervi.